abbiamo di Shabbat una tuta, degli asciugamani, della biancheria intima, possiamo vedere appunto che ne fa parte anche un bagno schiuma per potersi fare una doccia, cioè quelle cose essenziali di cui una persona ha bisogno. 50 kit di prima accoglienza per altrettante donne che scelgono di denunciare il loro aguzzino e uscire dal tunnel della violenza. Sono stati donati dal Lions Club Arezzo Ost, Arezzo Chimera, Valdarno Ost e i Rotary Club Arezzo e Arezzo Est, nell'ambito di un'iniziativa in interclub di una pluriennale collaborazione con la rete istituzionale a contrasto della violenza di genere, un fenomeno che riguarda anche la nostra provincia e per il quale ancora c'è molto sommerso. Credo che queste iniziative siano quelle che sicuramente danno gambe ai nostri progetti e ai nostri percorsi, perché ciò che blocca le vittime è sicuramente la paura, ma anche la paura di non avere risorse, lasciare tutto e non avere risorse per uscire da quei contesti. Per cui prevenzione e percorsi che fuori dai pronto soccorsi diano una risposta concreta sono assolutamente da implementare. Laddove questo problema non ha numeri molto bassi, molto spesso purtroppo è perché le donne non trovano il coraggio di denunciare. Noi speriamo che anche grazie a iniziative come queste, a far arrivare il messaggio che i servizi ci sono, le istituzioni sono a fianco delle donne, il volontariato, i club di service sono tutti a fianco di queste donne che decidono di uscire dal tunnel della violenza. Noi speriamo che questo sia di incoraggiamento per tutte coloro che sono appunto vittime di violenza con i loro bambini molto spesso, ecco, trovino il coraggio di denunciare e abbiano la consapevolezza di trovare delle istituzioni e la società civile tutta al loro fianco.